formatrice è già stata Fano, voglio ricordare che Graziella per 7-9 ha pubblicato ben due volumi, uno dei quali è stato anche presentato proprio qui qualche anno fa. 7-9, ricordiamo, la casa editrice di Cagli, con la quale anche Impronte collabora e siamo molto vicini, per cui abbiamo pensato che non ci fosse persona più adatta per tenere un approfondimento sul coltivare la differenza dal punto di vista chiaramente sociologico, e quindi adesso vi lascio la parola a Graziella. Io ringrazio la città di Fano e la provincia di Pesaro-Urbino, ringrazio le Marche, dove vengo spessissimo, come voi sapete, che amo moltissimo. È una regione civile, io abito in Sicilia, che è una terra complicata, bellissima e tragica, e però la civiltà è piuttosto malferma. Qui mi sento invece in un posto dove i rapporti sono puliti e l'esistenza forse è più facile. Vi ringrazio anche di avermi invitata senza che io abbia conosciuto Moni Andreani. Non l'ho potuto fare per ragioni anagrafiche, lei era giovane, io no. Non l'ho potuto fare per ragioni geografiche, l'ho appena detto, io ho lavorato sempre al sud. Non l'ho potuto fare per ragioni disciplinari, io ho insegnato sempre sociologia dei processi culturali e lei era una filosofa della politica. Però la sento molto vicina dentro questa parola differenze. Tra l'altro combinazione vuole che io abbia scritto parecchi anni fa un manuale per le scuole che si intitola C'è differenza, proprio per chiarire il senso che diamo, che vogliamo dare a questa parola, e la sento molto vicina anche per quella parola coltivare. Cercherò di dire perché tutte e due le parole mi sono molto care, e in tutte e due le parole rintraccio i motivi e le dinamiche delle contraddizioni brutali che stiamo vivendo in questo paese, delle contraddizioni che si sono acuite, rese visibili, addirittura pesanti, in questo 2019 che è cominciato sotto segni così negativi. Perché dico questo? Perché è venuto fuori in questo momento storico, in questo paese, più che mai e più che altrove, la tendenza tragica nella storia e devastante nella psicologia di trasformare le differenze in disuguaglianze. Ci riempiamo la bocca di differenze, siamo così orgogliosi della nostra individualità, siamo anche cattolici e diciamo che ciascuna persona umana è unica e irripetibile, preziosa, degna di rispetto, degna di attenzione, degna di cura, dicevamo. Siamo contenti di non essere tutti uguali, che ciascuno di noi rappresenti una personalità ben riconoscibile. Poi appena c'è una differenza, tendiamo immediatamente, non so per quale destino cinico o per quale nostra tendenza perversa, tendiamo immediatamente a trasformarla in disuguaglianza. Stiamo parlando qui della prima, originaria differenza, quella per cui alla nascita domandiamo immediatamente maschio o femmina. Addirittura adesso abbiamo, non so se è la fortuna, di saperlo prima che nasca, cosa mai vista, ma che rende, diciamo, ancora più perspicua la differenza. Quindi siamo, a partire da quella tra uomo e donna, in primi a vederle queste differenze tra bianco e nero, tra cristiano e musulmano, tra ricco e povero. Immediatamente le vediamo e le trasformiamo in disuguaglianze, che non vuol dire io sono diverso da te, vuol dire io sono meglio di te. Uomo è più importante di donna, bianco è immensamente meglio di nero, figurati. Ricco è ovviamente più importante di povero, cattolico è stato e forse ancora è più importante di musulmano, ci abbiamo fatto le crociate sopra. Allora, tutto questo testimonia di una tendenza che speravamo sradicata, che riemerge ogni volta nei ricorsi della storia, a vedere la vita umana come una piramide. Le metafore sono importanti, le metafore fanno l'immaginario, le metafore costruiscono il mondo. E la metafora su cui si fonda tutto questo, che è quella antica egizia, è quella della piramide.
C'è qualcuno in alto e qualcuno in basso tanti, in alto pochi. In Sicilia si dice quando uno viene eletto, non si dice viene eletto, diventa assessora, diventa deputato, diventa ministro, si dice acchianare. Acchianare in siciliano vuol dire salire. Viene eletto e sale nella piramide sociale, sale perché è più importante degli altri. Ecco, quando è nata la rete, che è diventata metafora del mondo intero, prima la rete ferroviaria, poi la rete elettrica, adesso le reti telematiche, abbiamo imparato che quella poteva essere la metafora del mondo. Ed è quello che costella le nostre città, abita nelle nostre case, sta nell'immaginario dei nostri figli e delle nostre figlie. È quella rete che le donne hanno tessuto pazientemente fin dai tempi di Penelope. Quella rete che è il tessuto dove non c'è qualcuno meglio dell'altro, ma si intrecciano tutti e tutti sono necessari e ogni nodo è uguale all'altro nodo. C'eravamo illusi che questa rete che copriva tutto il mondo sostituisse la gerarchia, sostituisse la metafora piramidale. Abbiamo scoperto che non è vero. Abbiamo scoperto che ci riempiamo la bocca di rete, di nodi, di rapporti, che poi invece appena si presenta la differenza siamo subito lì a dire non ti vogliamo, diciamo l'esclusione. Quello che è capitato per millenni alle donne, che capita ancora dovunque, a volte in modo soft, come nel nostro pianeta, nella nostra parte di pianeta, a volte in modo hard come in molta parte dell'altro pianeta, ma ci accorgiamo che dietro a tutto questo, dietro a queste metafore, dietro le nostre abitudini, dietro alle nostre tragedie, si nasconde una parola che è fondamentale, che è potere. Abbiamo scoperto che la violenza sulle donne non è un discorso di sesso, è un discorso di potere. Abbiamo scoperto che dentro ogni discorso di disuguaglianza c'è un discorso di potere. Io sono meglio di te, vuol dire io ho potere su di te. Ti posso bloccare nel mare, ti posso chiudere nel lager, ti posso mandare dove voglio, quando io voglio. Ecco, su tutto questo credo che abbia lavorato Moni Andreani, che così lavorino tutte le donne che si occupano di differenze, che abbiamo portato alla luce. Qui c'è una frase di Carla Lonzi che mi piace tanto e forse piaceva anche a Moni. Carla Lonzi è una femminista degli anni 60-70 che ha scritto, che ha collaborato a scrivere il manifesto di rivolta femminile del 72, che ha scritto un libro che ha un titolo importante, Sputiamo su Hegel, e che ha detto, abbiamo guardato per 4.000 anni e finalmente abbiamo visto. Era il senso che definiva il modo con cui le donne nuove degli anni 60 e 70 cominciavano a guardare il mondo. Dove era la novità di quello sguardo? Era uno sguardo che scopriva una parola che i maschi fanno fatica, hanno sempre fatto fatica a pronunciare, la parola parzialità. Sempre l'essere egemone, l'essere che guarda il mondo attraverso la gerarchia, pensa di essere la summa, l'unicità. Guardate che è da pochissimo che abbiamo imparato a dire, davanti a una sala gremita come questa, abbiamo imparato a dire buonasera a tutti e a tutte. Per 3.000 anni abbiamo detto buongiorno a tutti, dove il maschile riassumeva l'umanità complessiva, dove non si vedevano le differenze a partire da quella dei corpi, dove non si riconosceva neanche nella grammatica il diritto alla parzialità. Ebbene, ogni essere umano sa che esistono i generi, ogni essere umano conosce le differenze fin da quando è piccolo, ma sono state le donne, in particolare le femministe, a individuare queste differenze come le mappe concettuali attraverso cui leggere il mondo e la storia, leggere la filosofia e le altre discipline, che non riconoscevano la descrizione delle differenze, perché quelle le sappiamo, l'anatomia, la biologia ce le hanno descritte, la vita quotidiana ce le mostra. Non stiamo descrivendo le differenze, stiamo descrivendo i significati che la cultura dà a quelle differenze, che è una cosa ben diversa.
Stiamo ricostruendo la socializzazione attraverso cui impariamo quanto valgono le differenze. Stiamo ricostruendo il modo di ripensare criticamente tutta una cultura millenaria che ci ha insegnato a negarle queste differenze o a ricondurle a una gerarchia in cui c'erano delle polarizzazioni. E questa è l'altra cosa che vorrei sottolineare, perché di qui forse che nasce tutto ed è così antico, così potente, così radicato dentro di noi questo assetto culturale dicotomico che divide, che polarizza, che vede i bianchi e i neri, il giusto e lo sbagliato, il bene e il male separati, come se non esistesse tutta la gamma intermedia, come se la natura non conoscesse le sfumature. Non c'è il verde, ci sono mille verdi in natura. E allora questo riconoscimento del fatto che la nostra cultura è fondata fin da Aristotele, figuratevi come risaliamo lì indietro, le filosofe ce l'hanno spiegato bene, una cultura greca dicotomizzante che creava degli assi, degli spartiacque in cui da una parte c'era la luce e dall'altra l'oscurità, da un lato ciò che era giusto, buono, bello, kalos, kagazos, e dall'altro quello che era sbagliato, scuro, da evitare, deviante, che prescriveva in base a queste norme i comportamenti adatti per ciascun corpo, per ciascun gruppo, per ciascun ruolo, e chi non si atteneva a quei comportamenti prescritti dalle norme sociali, ma anche dalle norme giuridiche, era deviante. Guardate che lo stiamo riproducendo anche adesso, non riconoscendo tante parti di umanità, identificando la differenza addirittura come malattia. Voi lo sapete che a Verona a fine mese ci sarà il congresso mondiale degli omofobi, dei misogini, dell'oscurantismo che credevamo sconfitto e che ritorna, ma ritorna in un modo virulento, ritorna in un modo socialmente approvato, è stato sdoganato, scusate il verbo bruttissimo, ma questa è la verità. Hanno sdoganato l'autorizzazione a creare dalle differenze lo stigma e la demonizzazione. E allora volevo elencarvele queste differenze che Aristotele inventò, costruì nel senso che codificò, non che non ci fossero, c'erano nella mitologia, tutta la mitologia mediterranea, da quella ebraica a quella dei sumeri a quella dei greci, prima che dei latini, conosce queste dicotomie, che nell'Oriente e nelle filosofie orientali invece sono molto più smussate e molto più complesse. Noi tendiamo, per antica tradizione, a tagliare con l'accetta. E allora cosa diceva Aristotele, per esempio? Dicotomia forte e debole, che noi ancora troviamo nella sopravvivenza inerziale del linguaggio quotidiano, sesso forte e sesso debole, dove la debolezza sarebbe quella femminile e la forza quella maschile, dove per forza si intende la forza fisica, e questo ci fa capire anche come nascono e come vivono gli stereotipi. Guardate che se la forza fisica era utile 3000 anni fa, oggi non serve a niente, neanche fare la guerra, neanche fare la spesa, andiamo al supermercato, mica strozziamo con le mani i cinghiali o i zoo. E però forte vuol dire forte fisicamente, perché se guardi la forza genetica, le donne sono sesso forte, se guardi la forza di resilienza, la capacità di resistere al dolore, se non fosse altro che per ragioni biologiche, le donne sono più forti, potrebbe avere infiniti esempi, ma lo stereotipo continua a vivere anche quando la ragione che l'ha procurato, che l'ha causato, è morta, non c'è più bisogno, ma sopravvive. E questa fu una dicotomia che già Aristotele, dicevo, esemplificò, forte e debole, la donna afflitta da una debolezza fisica. L'altra dicotomia pesante fu la debolezza morale. Le donne vanno controllate perché, se abbandonate a se stesse, sono capaci di nefandezze. Ricordatevi che in tutte le mitologie mediterranee le divinità negative sono femminili. Ricordatevi che Pandora greca e Eva cristiana hanno in comune un dato di fondo, che hanno procurato la rovina dell'umanità. E ancora adesso abbiamo delle espressioni terribili, tipo puttana Eva, che non vuol dire niente, ma che utilizziamo per dire che tutte le donne tendenzialmente, se abbandonate a se stesse, sono così,
moralmente discutibili, delle circi potenziali, delle seduttrici, delle castratrici, e questo è l'altro asse su cui si misura poi una dicotomia fortissima delle culture mediterranee, puro impuro. Dentro la stessa debolezza del primo asse c'è poi un'altra debolezza, le donne per bene e le donne per male, le donne che non corrispondono a quelle norme che la società, la religione, il costume, la legge impongono, e cioè essere caste fino al matrimonio e fedeli dopo il matrimonio. Veniamo da una storia che conoscete bene, che fino al 1981 prevedeva il delitto d'onore, che ha riconosciuto la parità in famiglia solo nel 1975. Io quando mi sono sposata ho giurato che avrei seguito mio marito ovunque come una valigia, ovunque lui avesse voluto mettere la sua residenza. Mio marito, se mi ammazzava quando ci siamo sposati perché mettiamo che l'avessi tradito, in 3 anni era fuori. L'onore dei maschi era collocato nel comportamento sessuale delle donne di famiglia, vi rendete conto? E vi rendete conto come sta dentro la lingua stessa la matrice di una dicotomia, che è l'altra matrice importante, che, come dico, è quella aristotelica, pubblico-privato. Per cui matrimonio vuol dire che una donna è destinata a essere madre e che può diventarlo soltanto se la società la autorizza attraverso un'azione ritualizzata dove il padre l'accompagna e la dà a un altro uomo dicendo: mo te la scupazzi tu, mo sono fatti tuoi. È un passaggio di consegne, no? E matrimonio vuol dire questo. E infatti guardate come tornano tutte le cose. Il congresso di Verona di fine mese dice che lo scopo della donna è procreare, che una donna che non procrea è una donna inutile, tota mulier in utero. È tornato dopo 2000 anni. Non ci ribelliamo a una storia, ci ribelliamo a una cronaca, a qualcosa di ancora visibile ed esistente. E matrimonio allora vuol dire che io posso diventare madre, mi autorizzano. Matrimonio non vuol dire che un uomo può diventare padre, anche se potrebbe sembrare, no? Per simmetria, no. Patrimonio vuol dire che un uomo può trasmettere la roba attraverso i geni. È questo che rende così centrale il controllo del corpo femminile. Che non ti venga mai in mente che il tuo patrimonio può essere dato a qualcuno che non ha i tuoi geni, donde il controllo sulla donna, che era il controllo sulla roba, che era il controllo sulla terra, che era il controllo sui beni. Una donna assimilata a qualcosa che si sposta perché è una merce, oppure che nelle famiglie regnanti porta in dote addirittura l'alleanza di potere, di nuovo, ancora, il potere. Non si tratta di corpi, si tratta di potere che passa sopra a quei corpi che sono utilizzati come strumenti. E questa è l'altra dicotomia privato-pubblico, per cui se le donne adesso, oggi, e non da moltissimo, io sono la prima della mia famiglia, la prima generazione che ha lavorato. Mia madre quando si è sposata ha dovuto lasciare il lavoro che pure le piaceva, ma non l'ha fatto per un'imposizione, l'ha fatto perché era giusto così, perché era usuale così, perché tutte facevano così, perché le donne aspettava il privato, la cura, e torneremo su questo concetto. Adesso lavoriamo, però non è che ci hanno sgravato della cura, adesso facciamo tutte e due. Voi lo sapete che le donne italiane lavorano in media 49 ore alla settimana, i maschi meno di 40? Lo sapete che per una donna che ha un figlio nel 25% il destino vuole che abbandoni il lavoro perché non ce la fa? Se questa non è una disuguaglianza che nasce da una differenza biologica e che diventa mancata parità di opportunità, se questa non è una cosa che nonostante la modernità, l'evoluzione, la conquista di diritti ci portiamo appresso, ditemi che cosa è la disuguaglianza. E questo è l'altro asse, pure in puro ve l'ho detto. Da Aristotele nasce un'altra dicotomia forte rispetto a noi, alle donne, agli uomini, ai maschi e alle femmine, dite come volete,
Che poi è buffo che quando diciamo educazione di genere, studi di genere, lavori di genere, tutti pensano alle donne. Cose di femmine, diceva il direttore del mio dipartimento. Vuoi fare un corso di genere? Sì, sono cose di femmine. Fallo naturalmente gratis, l'unico corso in tutto l'Ateneo non retribuito. Io avevo sto sfizio, me l'ha concesso gentilmente. Ma perché il genere sono le donne? Perché i maschi non sono un genere? Solo che non si sa, che poi sono le minoranze, volendo anche guardare i numeri. Però non si sono mai visti come tali. Il diritto postulava un essere neutro e astratto. La storia è raccontata come storia di geste eroiche, virili. La letteratura era costellata da firme maschili, tanto che nelle librerie ancora oggi c'è lo scaffale letteratura rosa. Io chiedo letteratura azzurra dov'è? Mi rispondono ma come? Letteratura dei maschi è tutta. Noi abbiamo lo scaffalino dei romanzi d'amore. Lasciamo perdere poi la forzosa distinzione rosa-azzurro nei supermercati dove perfino le uova di Pasqua sono sessuate, dove il dentifricio è da maschio e da femmine. Ma su questo magari ritorneremo dopo. Quindi questi assi, ma l'asse più importante di tutti, quelli che ci ha escluso dal potere vero, è l'asse che Aristotele diceva logos e metis. Questa era la differenza di fondo. L'uomo aveva il logos, la ragione, apollinea, luminosa, logica, argomentativa, deduttiva, capace di grandi pensieri astratti, capace quindi di guidare lo Stato, di occuparsi dell'economia, di indire le guerre. La donna non aveva questa intelligenza così potente e così importante, aveva la metis. Metis vuol dire furbizia. Era brava come Penelope a architettare stratagemmi per tessere di giorno e disfare di notte, riusciva come la servetta di Socrate a trasformare qualche avanzo in un pranzo, aveva queste capacità quotidiane ma minime. Non poteva assurgere alla luminosità della ragione, motivo per cui quando io mi sono laureata, e non vi sto parlando del Medioevo, nonostante siano ormai passati decenni, non è proprio un'altra epoca, non potevo fare la magistrata. Non è che non lo sapessi fare, me lo vietava il mio paese. E la scusa ufficiale che rintracciate se leggete gli atti parlamentari è che le donne in quei giorni, innominati, innominabili, ancora nel 2019 non si può dire ho le mie cose, ho le regole, sono indisposta, è arrivata la zia, cosa sono? Comunque, quelle robe lì che capitano alle donne per uno strano motivo, addirittura Aristotele diceva dei corpi così sbagliati che sanguinano anche senza ferite, pensate che orrore, era disgustato, e gli anatomopatologi fino al Settecento non facevano autopsie sui corpi femminili perché tanto erano sbagliati, era inutile guardarli, erano venuti male, erano mal riusciti, li chiamavano corpi menomati, perché anziché rivolgersi gloriosamente all'infuori, ergendosi maestosamente, stavano tutti rannicchiati dentro, non gli erano venuti bene al padre Ferro. E allora dicevo, la scusa per non ammettermi alla magistratura era che in quei giorni non ero lucida, non pensavo correttamente, e qui viene fuori una cosa abbastanza, non dico divertente, ma paradossale. Avete visto la sentenza di Ancona sul fatto che gli uomini sono soggetti a tempeste emotive? Se deducessi in modo logico dovrei dire vietiamo loro la magistratura, perché se noi non possiamo per 3 giorni loro non possono per 30. Cioè, qui però voglio dire una cosa che a volte confonde il femminismo con una gara a chi è più forte. Qui non si sta parlando di maschi e di femmine come individualità,
Nessuna donna mai se l'è presa con gli uomini in generale e nessuna femminista ha odiato mai nessun uomo. Stiamo parlando di concetti simbolici, di apparati simbolici, di strutture culturali di cui siamo vittime tutte, maschi e femmine. Siamo vittime tutte perché, come a me hanno insegnato a stare zitta, a stare buona, a stare sottomessa, a mio fratello hanno insegnato a non piangere, a non mostrare la tenerezza, a non mostrare l'empatia, a reprimere i propri sentimenti, a essere sempre forte e determinato. Era una gabbia per lui come è una gabbia per me. E la cosa che mi fa piacere, la cosa di cui siamo orgogliose anche, è che molti maschi stanno cambiando. Cioè che incontri il papà che porta la carrozzina al parco, incontri il papà che cambia il pannolino, non è più così rigidamente normata la distinzione, per esempio, nell'educazione dei figli. Resiste ancora nel linguaggio, resiste ancora un'implicita gerarchia che è evidente nelle metafore più banali e nel linguaggio più diffuso. Quando una donna è determinata, quando una donna è sicura di sé, l'epitome è anche la Merkel, ah, è una donna con le palle, perfino i giornali titolavano così. Perché per una donna avere le palle vuol dire avere le qualità alte, importanti. Se fosse vero che le qualità umane sono equiparate, che non c'è gerarchia ma c'è complementarietà, come molti dicono, allora sarebbe auspicabile che anche i maschi avessero quelle doti di sensibilità, di tenerezza, di dolcezza che tradizionalmente si attribuiscono alle donne e che quindi un uomo dolce, tenero, sensibile fosse ben valutato. Ho provato a dire una volta: quello è un uomo con le ovaie. No! Ma allora c'è una gerarchia. Allora non è vero che siamo complementari, che le nostre virtù si incastrano, che ciascuno ha il suo ruolo, ma che sono ruoli paritetici. Non è vero, perché nessun uomo desidera essere chiamato così, mentre una donna implicitamente sembra addirittura una salita di status, dire che è forte, che è determinata, eccetera, eccetera. Io credo che il linguaggio quotidiano, più delle norme, più dei comizi, più delle dichiarazioni pubbliche, più delle... dei proclami, sia indicativo di come davvero la cultura è diffusa e come è consapevole o no l'individuo che, o l'individua che vive nel nostro tempo di queste gerarchie, di queste dicotomie, di queste polarizzazioni, di queste forzature anche. E qui vengo però a un dato positivo. Questa distinzione privato-pubblico aveva dentro anche un'altra distinzione: la cura delle persone, la cura delle relazioni, la cura dei rapporti, la capacità di coltivazione dei sentimenti, che era delegata alle donne, che era legata a tempi lunghi, come lunga è la crescita dell'umanità, dell'essere umano, e a tempi lenti, necessariamente lenti, che sono i tempi della natura e della crescita. Dall'altra parte, nel pubblico invece c'era la cura delle cose, dell'economia, delle istituzioni, che aveva tempi più veloci e ritmi più innaturali. Ma proprio innaturali nel senso vero della parola. Io ho fatto consigliere comunale per 5 mesi, e poi mi sono dimessa perché non ce la facevo. Ma non ce la facevo perché? Perché le riunioni cominciavano alle 7 di sera e finivano alle 2 di notte, sono ritmi, non hanno senso. Innaturali. Pensate che in Svezia, per fare un esempio piccolo, le riunioni del Consiglio dei Ministri finiscono alle 5 perché le ministre vogliono tornare a casa e guardare i bambini che escono dall'asilo. Pensate che civiltà, che livello di civiltà. Però mi ha in qualche modo consolata, rassicurata, resa più ottimista la manifestazione dell'altro giorno, del venerdì, dei ragazzi di tutto il mondo che hanno detto che siamo in ritardo spaventoso nel prenderci cura del pianeta. E qui è tornata quella parola che era cara ad Andreani e che in qualche maniera era delegata alle donne.
di questo pianeta nell'affanno, nella corsa veloce, nei tempi sincopati, nella smania di potere, nella rivalità, nella gerarchia, nella competitività, abbiamo dimenticato di prenderci cura. Abbiamo accelerato tutto dimenticando il tempo lento della natura e il tempo serio della cura, che non richiede chi ce l'ha più lungo, come fanno molto spesso i nostri governanti, ma che richiede una collaborazione, una rete per rispettare quello che dovremmo teoricamente lasciare ai nostri figli e che i nostri figli giustamente ci rintracciano di non aver curato abbastanza per loro, come se dopo di noi. A questo concetto diffuso che la cura ridiventa importante, il fatto che si siano impegnati a dirlo dei ragazzi di 14, di 15 anni, li stanno accusando di tutto, li stanno demonizzando, come hanno demonizzato il femminismo, riducendo la macchietta, come non hanno capito il senso profondo delle operazioni di rilettura della realtà che proponeva e l'hanno ridotto a una banalissima gara a chi era più importante, chi era più bravo, chi era più bello. Adesso con i ragazzini e le ragazzine tendono a fare la stessa cosa. Non dobbiamo permetterlo, perché se no diventiamo complici. Perché vedete, nelle società esiste una quota di persone dichiaratamente misogine, dichiaratamente razziste, dichiaratamente xenofobe, dichiaratamente, aggiungete delle parolacce se volete, una quota piccola. Dall'altra parte c'è una quota, anche ridotta, di minoranze discriminate, stigmatizzate, derise. Poi in mezzo c'è un'enorme zona grigia di gente che non fa niente, che sta ferma a guardare. Ecco, è quella che può cambiare il mondo ed è quella che se non si schiera da una parte o dall'altra è complice, come è accaduto purtroppo nella storia tragica del Novecento, quando ci chiedevamo ma dove eravate quando si mandavano i vagoni piombati ad Auschwitz. A noi chiederanno dove eravate quando si ammazzava la gente in mare, e credo che non ci sia nessuna differenza se non il fatto che non ce l'abbiamo sotto gli occhi immediatamente. Anzi, c'è il peggioramento che allora si poteva dire io non sapevo, adesso con la televisione, la rete, il computer, eccetera, non sapevo, non lo può dire più nessuno. Ma tornando a noi, dicevo, c'è, mi pare, in nuce che comincia a vedersi questa voglia diffusa di una ridiscussione dei parametri su cui siamo stati abituati a concepire la società. E io me ne accorgo proprio perché da quando sono in pensione ho tanto tempo libero, vado in giro per l'Italia, mi occupo di questa cosa della differenza e quindi mi invitano le donne. Ecco, scuole, associazioni, movimenti, centri antiviolenza, gruppi di donne, non sapete quante ce ne sono e quante insegnanti lavorano ogni giorno in modo invisibile. Le insegnanti, cioè la scuola italiana è tutta femminilizzata, quasi totalmente femminilizzata, non l'università dove c'è il potere e quindi le donne entrano meno, ma nelle elementari tutte, nelle medie la stragrande maggioranza, nelle superiori anche tantissime, siamo 800.000, potremmo fare la rivoluzione. A cominciare da quella scuola dell'infanzia dove cominciano a radicarsi gli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni, le demonizzazioni del diverso, che vengono in qualche maniera, non dico incentivate, ma almeno avallate dal silenzio delle insegnanti. Tante invece stanno lavorando, non sapete quante associazioni di insegnanti lavorano in tutta Italia che se diventassero visibili, se si parlasse di loro nei mass media, se nelle città si cominciasse a vederle, dico vederle, potrebbe cominciare un percorso virtuoso. Ed è così importante questo percorso che stanno facendo che la reazione virulenta della cosiddetta crociata anti-gender sta diventando davvero pesante. Io fino a 5-6 anni fa andavo nelle scuole senza problemi, parlavo di omofobia senza problemi, parlavo di questa cosa della differenza, dell'assurdità delle opinioni da maschio, da femmina, raccontavo che quando, una stupidaggine della mia vita,
Mia figlia ha scelto quando era ragazzina, adesso è una donna fatta, ma quando era ragazzina ha scelto di praticare le arti marziali. Si chiamano marziali da Marte, ma anzi sono arti di autodifesa a mani nude e non facendo del male all'avversario, ma semplicemente mettendolo in grado di non nuocere. Non mi pareva una tragedia. Aveste sentito le reazioni di tutti intorno a me, famiglia compresa, ma non hai paura? Paura di che? Paura che si mascolinizzi, quella è la paura di fondo, perché l'omofobia poi sotto tutto questo. Ah, ma non sarebbe meglio che facesse danza classica? Perché se non le piace. Dico, questi discorsi li potevo fare nelle scuole, scherzando con i ragazzi, spiegando loro che ciascuno può scegliere quello che vuole purché non danneggi gli altri, che se un bambino gioca con una bambola non va portato dallo psicologo, ma va incentivato dicendo così diventerà un buon padre, dicendo che se un ragazzino vuol mettersi una maglietta rosa non c'è motivo di prenderlo in giro perché il rosa è un colore qualsiasi, eccetera, lo potevo fare, adesso non lo posso fare più. In qualunque scuola dove io vada, dove tante colleghe come me e come altre vanno, c'è un genitore che si alza e dice ah, corrompe la gioventù, ah, vuole far diventare tutti omosessuali, ah, sta parlando di cose immorali, di modo che basta che se ne alzi uno su mille che la scuola lo blocca, perché la scuola ha dei clienti, non degli studenti, ha paura di perdere iscrizioni e quindi meglio tacere. E questo è uno dei cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi anni, una delle regressioni che implicano la paura del diverso, la paura dei discorsi alternativi, la paura della lotta al senso comune. L'altro discorso che stiamo facendo nelle scuole e anche con i giornalisti e le giornaliste e anche con le amministrative e gli amministrativi nei comuni, per esempio a Lecce vado adesso domani a fare un corso per le dipendenti e i dipendenti dell'università, è un discorso che sembra marginale, il discorso sul linguaggio sessuato. Che tutti dicono, ma una stupidaggine, ma cosa vuoi che sia, ma ti occupi di frattaglie? E mi dicono che ministra suona male, che assessora suona male, non si capisce perché ministra suona male e maestra invece suona bene, non si capisce perché assessora suona male e signora suona bene. Però loro dicono o che è una cosa inutile, un orpello qualsiasi, oppure che non si può fare, non si può dire perché la grammatica non lo vuole. Ecco, vi sembrerà un esempio piccolo, ma questo è il senso dell'operazione complessiva. Nel linguaggio sta la radice delle disuguaglianze, il fatto che io possa dire serva, operaia, contadina, cioè mestieri umili che valgono poco, di poco prestigio, ma che non possa dire ingegnera, avvocata, architetta, ministra, assessora, vuol dire che il potere al femminile non si può declinare. E quando dico questo, che questo è importante, immediatamente la reazione è difensiva e mi fanno capire una cosa chiarissima, che hanno paura. Il maschio che uccide ha paura, il maschio che utilizza violenza psicologica ha paura, chi si rifiuta di dire ministra ha paura, dice vabbè c'è una, che ne so, una Fedeli, una Boschi, sì, ma sono meteori di passaggio, perché quello che conta è il nucleo maschile della carica. Che la carica, poi anche questa è una bufala, la carica non è ministro, la carica è il ministero. Il ministero può essere declinato al maschile come la presidenza è al femminile, non ha importanza l'istituzione, ma una persona non... Quando è venuta una signora che faceva l'assessora e mi ha detto io voglio chiamarmi assessore, io gli ho risposto sì signore, d'accordo, perché era ovvio. E però qui c'era il nucleo dell'operazione linguistica
che, come ho già detto, diventa operazione di metafora, diventa un'operazione di struttura concettuale, diventa una spiegazione di assetto culturale complessivo. Anche dire una donna con le palle, un uomo con l'ovaio sembra una battuta, ma nasconde la gerarchia. Anche dire matrimonio e patrimonio sembra un gioco di parole, in realtà spiega perché sul corpo della donna si esercita una normatività sociale, culturale, politica, religiosa, molto più cogente. Si direbbe che gli uomini il corpo non ce l'abbia. Tutte le norme che regolamentano i corpi sono quasi esclusivamente corpi che regolamentano il corpo femminile, e ogni potere reazionario comincia con questo. Vogliono rimettere in discussione la 194, vogliono vietare gli anticoncezionali. Tutto questo è un intervento sui corpi, ma sui corpi femminili. Per gli uomini il corpo non è ingombro e non è risorsa. È una cosa che c'è, ma ha poca importanza. E qui vengo all'ultimo discorso che marca la differenza e che è profondamente inscritto dentro la struttura stessa dei nostri, come dire, del modo in cui viviamo i nostri corpi, che non è biologico, è culturale. Vi faccio un esempio minimo da cui è nato l'ultimo lavoro che ho fatto, La libertà difficile delle donne, si intitola Ragionando di corpi e di poteri. E vorrei raccontarvi, c'è ancora tempo, 5 minuti soltanto, vorrei raccontarvi come è nato questo libro, perché è nato una sera. Nata l'idea, poi ci ho lavorato naturalmente, ma l'idea. Tornavo a casa, era buio, era tardi, io abito in una strada di Catania, abbastanza centrale, però abbastanza piccola e scura. E camminavo veloce, tornavo dal cinema, ero sola, camminavo veloce, un po' affannata. E mi sono resa conto di un fatto stranissimo, che appena mi sono chiusa il portone di casa alle spalle, è come se il mio corpo si fosse, come posso dire, rilassato, rasserenato, il sangue scorreva più lento, il battito del cuore rallentava, i muscoli si allentavano, le mie cellule reagivano. E mi sono detta, ma sei cretina, sei vecchia, chi ti si fila? Sei una donna emancipata, libera, cammini da sola da tempo nel mondo. Hai la casa, vivi da sola, dovresti aver paura sempre, perché questa paura? E mi sono domandata, ma quanto è smisurato un potere che controlla le mie cellule? Quanto è forte questo potere che non ha bisogno di imposizioni esterne, non ha bisogno di leggi, di vincoli, di barriere, di muri? Sono io che lo esercito, perché sono io che ho paura. E mi sono anche chiesta, ma un corpo maschile l'ha mai provata questa sensazione di sollievo quando ti chiudi una porta alle spalle? E giustamente loro mi dicono no. E ho conosciuto un uomo che fa parte di Maschile Plurale, che è un'associazione interessante di maschi intelligenti, chiamiamoli così, che mi ha detto, sai, io ho avuto la sensazione inversa. Cioè, quando io camminavo per strada, ho visto che una donna accelerava sentendo il mio passo, ho capito che aveva paura di me anche se non mi conosceva. E mi sono reso conto in quel momento che il mio corpo diventava un nemico, un corpo contundente, un potenziale stupratore, questo è. Perché questo tipo di paura te l'hanno instillata fin da quando eri piccola. Da quando ti dicevano chiudi le gambe e tu non capivi perché, quando ti dicevano torna a casa la sera, fatti accompagnare a tuo fratello, non lo dicevano, quando ti presentavano ogni corpo maschile come un potenziale nemico. E allora mi sono chiesta, ma perché deve essere così? Ma perché di fronte a questa situazione che ciascuna di noi conosce e che conosce da 4.000 anni, non c'è una reazione anche maschile? Voglio dire, quando ti presentano un corpo di donna nudo per vendere il pollo o la mozzarella, presupponendo che un nugolo di maschi si incanti davanti a 4 cm di pelle in più e vada a comprare la mozzarella spinto da questo desiderio, quando vedono che sale l'audience perché mettono Ciao Darwin, che è una trasmissione spaventosa, dove le donne vengono svestite programmaticamente, perché non sono gli uomini a ribellarsi,
a dire io non sono così, io non sono un maiale, io non ho mai violentato una donna, né mai la violenterò. Perché in questi consessi stasera siamo tanti e tante? Beh, è previsto che ci sia un pubblico in stragrande maggioranza femminile. Perché quando facevamo i corsi di genere all'università avevano 200 studentesse e 10 studenti? Cose di femmine. Perché non è un problema di chi viene descritto in questo modo che è laido, che anche questi processi dove un uomo viene difeso a tutti i costi perché è irrefrenabile la sua natura predatoria. Questi convegni in cui al mio discorso ribattono ma si sa, l'uomo è cacciatore e la donna è preda, ma il cacciatore insegue la preda per ucciderla, ma vi rendete conto di che metafora è? Però sono 2000 anni che si dice e nessun uomo ha mai alzato la mano a dire io non sparo. Allora credo che questa sia una battaglia da fare insieme. Io non sono mai stata d'accordo e non lo sono tantomeno oggi con un separatismo femminista che si è avuto una ragione d'essere agli inizi dell'autocoscienza, agli inizi della presa di coscienza, adesso mi sembra meno necessario. Però voglio una parola pubblica, come abbiamo il coraggio noi di esporci e farci prendere anche spesso a pesci in faccia. Ho avuto un'esperienza a Reggio Calabria in cui quando ho fatto una iniziativa di questo tipo abbiamo dovuto chiamare le forze dell'ordine perché c'erano dei neocatecumeni esagitati che volevano picchiarci. Per dirvi che la reazione è molto violenta, paura o no che la muova c'è, dicevo, ecco, in questa battaglia, ammesso che sia una battaglia, rivoluzione delle donne, vorrei che fosse chiaro che questi cambiamenti che abbiamo ottenuto con tanta fatica e che adesso rimettono in discussione, queste conquiste che abbiamo fatto dagli anni 70 e poi del secolo scorso, che nei libri di storia dei nostri figli e delle nostre figlie non ci sono. La parola patriarcato, abbiamo fatto una ricerca, c'è l'illuminismo, c'è il medioevo, c'è il rinascimento, ci sono tutte le correnti del mondo. La parola patriarcato nei libri di storia e nei manuali che utilizzano a scuola non c'è mai. È normale che sia così, non c'è bisogno di definirlo perché è nelle cose. Allora, dicevo, di fronte a tutto questo, io credo che sia importante una battaglia comune. Una battaglia, non dico da parte di una popolazione in generale, ma da parte di quella parte di popolazione che vede il nesso tra differenze e disuguaglianza, che vede il nesso tra progresso e oscurantismo, che vede messi in crisi dei diritti che nessuno nomina più. Vi faccio anche l'esempio dell'involuzione più banale. Nel 72 c'era una trasmissione di educazione sessuale in Rai, Rai 1, il pomeriggio. Processo per stupro, l'ha mandato in onda integralmente la Rai nel 60, nel 79. Adesso sarebbe impensabile. Siamo tornati indietro. Ecco, io credo che sia importante che noi, papà, mamme, cittadini, cittadine, uomini e donne di buona volontà, facciamo rete sul serio. Perché davvero, ce l'hanno detto i ragazzi venerdì, ma lo diciamo anche in consessi come questi, abbiamo paura che sia già tardi. Dobbiamo muoverci adesso.